andiamo subito a presentare gli ospiti che sono venuti a trovarci questa domenica. Laura Letrari, campionessa di nuoto bristinese della Nazionale Italiana Olimpica. Sì, abbiamo Cristian Mattivi, allenatore dell'SSV Bozen e organizzatore del meeting, Swim Meeting, che ha registrato un grande successo la settimana scorsa alla piscina di Maso della Pieve. E a parlarci di pacche e balaustre è venuto a trovarci Luca Tommasini, che è la voce di NBC, dell'Arena Ritten di Collalbo, per noi il radiocronista Tommasini. Bene, José Núñez Avila e Paolo Savio ci aiuteranno in regia, ospiti con noi anche i ragazzi degli esordienti A e B dell'SSV Bozen con i loro allenatori, ci terranno compagnia e alla fine andremo a conoscerli anche un po' meglio, andando a indagare un po' com'è il mondo del nuoto tra i bambini e tra i ragazzi. Bene, ora introduciamo i nostri argomenti con un servizio curato dalla nostra Francesca Olivetti, appunto sullo Swim Meeting che si è tenuto la scorsa settimana. Forti emozioni, applausi, quelli delle grandi occasioni e uno show senza uguali. In fase di archiviazione, la 16ª edizione dello Swim Meeting Coppa Città di Bolzano verrà ricordata non solo per il tutto esaurito registrato all'impianto di Via Maso della Pieve, ma soprattutto per i record che sono stati messi a segno dai campioni entrati in vasca. No, questo 16ª Swim Meeting per noi è stato molto positivo a tutti i livelli. Abbiamo due record della manifestazione che sono stati battuti nella prima giornata, 50 fino maschi e un sorprendente 100 dorso femminile. Direi che tutto è riuscito, vasca piena, impianto pieno, nonostante il brutto tempo. E noi come organizzatori siamo più che contenti di questa 16ª edizione. E i record rimarranno sicuramente impressi, doppietta di Fabio Scozzoli, 50 e 100 rana, la vittoria di Bocchia, senza dimenticare quella di Silvia Di Pietro nei 100 delfino e della danese Pedersen, che ha firmato i 100 rana con il nuovo record della kermesse natatoria. Nel movimento di casa nostra, Laura Letrari con vittoria sui 100 misti e Lisa Fischneider con ben due podi nella rana, atlete applauditissime da un pubblico che, come evidenziano gli organizzatori, ha battuto ogni previsione. Come partecipazione del pubblico è stato entusiasmante, tutte e due delle giornate, spalti pieni, e direi che per noi è molto soddisfacente. Come futuro, sì, questa è la via che abbiamo scelto di fare, di alto livello, di mischiare l'alto livello con i ragazzini. Direi che ci stiamo riuscendo molto molto bene, questo dimostrano anche qua le partenze, 700 atleti partecipanti e 13-14 nazioni presenti, direi che siamo sulla via giusta con questa manifestazione natatoria. La due giorni bolzanina si chiude intanto qui, ora è tempo di programmare la prossima edizione, intanto a voi un'ultima carrellata dei momenti che passeranno alla storia dell'evento. E dunque immagini molto belle, ma soprattutto numeri, Cristian Mattivi, che certificano il successo di questa manifestazione per Bolzano. Facciamo un salto indietro, come nacque la prima edizione, come vi venne l'idea di organizzare un evento così grosso di nuoto qui? Ma l'idea è nata con la costruzione della nuova piscina Maso della Pieve, che è stata aperta nel 1997 e con questa apertura noi volevamo fare, organizzare qualcosa anche a Bolzano per non dover sempre andare in trasferta o essere ospiti da altri meeting, e con questa piscina è nato anche questo evento che poi pian piano in 16 anni è diventato quello che è adesso. Che abbiamo visto. Laura, tu hai avuto modo di essere a contatto con i campioni olimpici che si hanno fatto visita. Come li hai trovati da un punto di vista agonistico? Il fatto che arrivi in un momento particolare del calendario aiuta oppure crea delle difficoltà poi a livello di tenuta? Beh, indubbiamente quest'anno, dopo l'anno olimpico, c'erano atleti che non erano molto in forma, però comunque il livello era molto alto ed è sempre bello misurarsi con questi atleti. Alcuni, tipo Nick Thoman, aveva ripreso a nuotare da poco, però indubbiamente insomma, è una gara importante di un alto livello. Ma quando voi guardate le gare
degli altri atleti, cosa cercate di osservare? Che segreti cercate di carpirli? Ecco? Beh, io personalmente, soprattutto sul dorso, cerco di studiare dalla partenza alle subacquee, alle uscite, qualsiasi cosa, perché credo che osservando si impara veramente tanto. E avevamo veramente due atleti forti, sia Nick Thoman che Ashwin Wildeboer, quindi osservando entrambi credo si impari tanto. Ecco, Cristian, il pubblico bolzanino, abbiamo visto anche nel servizio di Francesco Olivetti, ha risposto bene. Vi siete accorti, diciamo, da organizzatori, se qualche gara in particolare li ha entusiasmati? Sì, le gare importanti, quelle che entusiasmano di più sono sempre quelle combattute. Poi, se abbiamo la fortuna che un atleta italiano riesce a superare un altro, uno straniero, agli ultimi metri, come è successo quest'anno con Scozzoli, Il tifo ha sempre una componente. Esatto, il tifo ha una componente, questo indubbiamente. E poi quando gli atleti di casa riescono a vincere, per noi è importante, e questo piace anche al pubblico. Cioè, quando la Laura vince il 100 misti, per noi è importante. Immagino che anche il pubblico sia molto contento. Proprio con te, Laura, entro un attimino più nel dettaglio tecnico. Partirei da Rick Møller-Pedersen, che ha centrato il nuovo record dei meeting sui 100 run in 1:05,99, e 3 anni fa si era portata a casa anche il miglior crono europeo. Tu la conosci? Che atleta è? Ma lei è un atleta, credo, che ha delle doti veramente mozzafiate, cioè lei è veramente brava, poi è molto umile, molto simpatica e carina. Ho avuto occasione di conoscerla da europea, mondiale, alle Olimpiadi, quindi è veramente in gamba come ragazza, ed è stato bello mettere la mano davanti, anche se non era la sua gara, però è stato bello. Senti, voi crescete un po' tra di voi, noi sì. Siamo abituati a considerarvi come nazionale italiana, quindi magari tifiamo per te, tifiamo per la Pellegrini, Scozzoli, eccetera, però tra di voi chiaramente conoscete benissimo l'inglese, vi parlate e crescete insieme. Com'è il rapporto anche al di là poi dei tuoi compagni nazionali con gli atleti delle altre nazioni? Ma io personalmente, sapendo, cioè riuscendo a parlare entrambe, cioè sia l'inglese che il tedesco che l'italiano, diciamo che se ne approfittano spesso anche la nazionale stessa, perché chiacchiero con tutti, sono molto aperta, mi piace sapere cosa pensano gli altri atleti, come ragionano, come si allenano, quindi sono sempre lì alle gare a parlare, a conoscere, a studiare, quindi si cresce insieme indubbiamente, perché se penso alle prime nazionali che ho fatto a oggi, sono cresciuta sicuramente anche sotto quel punto di vista. Cristian, in totale i record battuti sono stati 3, abbiamo detto della Møller-Pedersen, però abbiamo anche Steffen Daibler, che sui 50 delfino ha segnato un 53,33, e l'olandese Kira Truissand sul 100 dorso 58,25. Battere questi record, diciamo, è fisiologico per una manifestazione del nuoto, oppure è proprio un fatto che il swim meeting sta crescendo anche a livello tecnico? Ma il livello è altissimo, e quest'anno noi abbiamo pensato che potevano forse cadere 3 record, non proprio questi 3 qua, ma per esempio 100 stile maschi, che è un tempo che non è ancora di altissimo livello, però è andata bene. È andata bene così, e però se guardiamo i record sono veramente di altissimo livello, cioè batterli non è facile. E penso che possiamo essere contenti con tutti i record che vanno battuti. Dobbiamo anche vedere che il record di Steffen Daibler sui 50 delfino è stato il primo record maschile da dopo il 2009 che è stato battuto, cioè 2 anni senza record. Laura, quanto si pensa in vasca ai record? Cioè, si pensa di più a battere quello di fianco o gli avversari, o a un certo punto scatta la molla e dice io la do tutta e vediamo se ce la faccio? Beh, ovviamente uno va lì per mettere la mano davanti in tutti i sensi. È ancora più bello se uno riesce a fare i record, perché io personalmente ne ho uno nel 50 dorso ed è un tempo veramente basso, e se uno pensa che comunque alcuni record sono stati fatti col costumone, insomma, è difficile batterli, quindi è ancora più bello. Poi in casa, io personalmente, nuotare in casa, vincere e fare il record, credo sia l'apice, insomma, bellissimo, un'emozione. Tornando a parlare di atleti di livello mondiale, chiaramente non possiamo non citare lo statunitense Nick Thoman, che peraltro tu hai anche accompagnato nelle presentazioni aiutandolo con la lingua, che è argento nei 100 metri a Londra e oro nella 4% mista, sempre a Londra chiaramente, e che ha vinto a mani basse, insomma, la sua specialità a Bolzano, ma diciamo ai più tecnici è apparso un pelo fuori forma, è questione di calendario. Solo per quello, poi ovviamente lui stesso l'ha detto, ma me l'ha raccontato anche a me dopo le Olimpiadi. La maggior parte degli atleti si sono presi 1-2 mesi di stop totale, ma non solo fisico ma anche mentale, quindi non sono né entrati né in una palestra né in una piscina
malapena si lavavano tra un po', per dire, però insomma, e hanno ripreso da poco, quindi solo per quello che sono fuori forma, diciamo. Quanto è fondamentale staccare dal movimento agonistico? Fondamentalissimo, è importantissimo. Io personalmente sono andata alle Hawaii e ho staccato in tutti i sensi proprio. Mi sono allenata, però ho staccato perché di testa è importantissimo, perché tu sono stati anni importanti. Tu segui anche altri sport, oltre al nuoto, che magari usi per staccare appunto? Sì, ma sono appassionata di diversi sport, mi piacciono qualsiasi tipo di sport, mi piace la pallavolo, poi avendo avuto un ex ragazzo che faceva triathlon, seguo il triathlon, no, mi piace, quindi sono appassionata. Benissimo. Andiamo a parlare di atleti nazionali, perché invece ha destato una grande impressione Fabio Scozzoli, di cui abbiamo un'intervista che andiamo a sentire per capire le sue impressioni del Bolzano Swim Meeting. Beh, è andata abbastanza bene, diciamo che altri anni è andata meglio, però quest'anno comunque avevo una condizione non ottimale, perché stiamo lavorando tanto, ho fatto un po' la Coppa del Mondo e adesso ho ricominciato a lavorare tanto in vista dei mondiali, ci saranno anche gli europei fra meno di 2 settimane e quindi la condizione non era ottimale, però fa sempre bene gareggiare in tutte le condizioni e ho risposto comunque bene agli stimoli. Ci sono sempre tanti avversari anche stranieri, c'è il meglio del nuoto italiano, quindi venire qui a confrontarsi per iniziare la stagione è sempre molto bello. Ci vediamo il prossimo anno, ciao a tutti. Ecco bene, quindi lui già torna e siamo più contenti. Christian, ha impressionato un po' la sua facilità di nuotata nei 50 e 100 metri rana del forlivese Scozzoli. Secondo te che prospettive ha questo ragazzo? Ma lui è dotato, lui è un ragazzo dotato che ha già dato tanto e penso che il suo limite non l'ha ancora trovato. Alle Olimpiadi era un po', forse un po' sfortunato, però alle Olimpiadi non è una gara facile. In un minuto, questo minuto ti può cambiare la vita, per cui è anche un po' difficile da gestire. Ecco, allora, tu però è giovane. È giovane, quindi abbiamo speranze. Laura, tu le Olimpiadi le hai vissute insomma sulla tua pelle. Sfatiamo prima di tutto un falso mito: non eri compagna di stanza di Federica Pellegrini, come mezzo mondo crede. In realtà lo sei sempre, ma Londra. Sì, non a queste gare. Ecco, no, a parte questo, non a caso anche la Pellegrini ha avuto magari delle difficoltà a livello psicologico, perché l'Olimpiade è un appuntamento difficile. Cosa passa per la testa quando sei lì? Ma passano per la testa veramente tante cose. Nel suo caso indubbiamente uno si aspettava la riconferma, si aspettava che rivincesse la gara, solo che non è ovvio, non è logico tutto quanto, e ci sono tanti tanti fattori che c'entrano, e chi ha seguito il suo percorso sa che insomma ha dovuto cambiare tanti allenatori, tante città, tanti posti in cui si allenava, quindi non, diciamo che non c'era quella tranquillità forse. E ha dato il massimo, ha provato a dare il meglio che riusciva in quella situazione, non è andata come tutti si aspettavano, però comunque ha dato tutto e ci ha provato, diciamo. Ecco, lei ha restituito comunque anche una dimensione umana, no, alle Olimpiadi. Si è presentata davanti ai microfoni e ha detto: io ho dato il massimo ma non ce l'ho fatta. Talvolta anche i media faticano a darvi questa dimensione e voi in questo avete delle difficoltà. È che uno dimentica ogni tanto che siamo anche umani, non siamo solo macchine che devono vincere e mettere sempre solo la mano davanti. Nel suo caso uno dà il massimo, se poi non ci riesce insomma ci ha provato, e uno deve capire anche che insomma non è sempre solo tutto in discesa, che tutto va bene, tutto bello, fa parte dello sport che possa andare male ed è giusto che uno sia umile come lo è stato lei, ammetta: io ci ho provato, non sono riuscita. Insomma è normalissimo, credo, come anche un Fabio Scozzoli. Ha fatto tutto perfetto da quando sta gareggiando a livelli internazionali, ha sbagliato la finale. Umano. Succede. Ecco, Scozzoli, Christian, incrocerà un po' le sue traiettorie con un altro azzurro che è Terrin. Possiamo immaginarci anche un confronto tra i due, non dico ai livelli di quelli che hanno appassionato gli italiani come Biagi, Rossi, Coppi, Bartoli, di tornare ancora più indietro, però molto spesso le rivalità italiane funzionano anche da volano, no? Per gli sport. Sì, sì. No, la loro rivalità è sicuramente è solo un favore sia per uno che per l'altro, che li portano avanti tutti e due. Poi come tipi sono due tipi completamente differenti, completamente non paragonabili, sia a livello fisico che a livello psichico. Però questo fa bene sia a uno che all'altro e penso che, come detto, la loro rivalità spinge entrambi a dare il massimo. Sono cattivo, Marin ha imboccato la via del tramonto. Marin è un 400ista, questo è un,
questo era un ottimo allenamento per lui, a confrontarsi con dei velocisti in un campo dove lui non, solitamente non si trova. E sicuramente gli ha fatto bene allenarsi in modo a ritmo gara, e per il futuro penso che i frutti li coglierà. Ecco, Laura scuoteva la testa e non ha imboccato la via del tramonto. È arrivato quinto alle Olimpiadi, quasi quasi mi sembra che stia meglio in confronto agli altri, gli anni passati. Si sta riprendendo e sta ritrovando una serenità forse persa, e quindi sono molto contenta per lui, che poi siamo anche amici, quindi benvenga. Ecco, parliamo un attimo di te. Come stai? Quali sono un po' le tue prospettive? Quest'anno c'è Barcellona, come ti prepari e cosa ti aspetti da questa stagione? Io sto bene, ho iniziato questo anno con molta tranquillità e senza stress e senza pressioni più di tanto. Devo cercare di capire bene come si svolgeranno i prossimi mesi a livello di allenamenti, perché ci serve ovviamente la vasca lunga che non abbiamo qua a Bolzano, quindi di conseguenza ci muoveremo un po' in giro per il mondo per allenarci, per cercare di preparare la qualifica dei mondiali. Diciamo che l'obiettivo di questa stagione è sicuramente quello. A Barcellona hai mai gareggiato? No. No, quindi sarà una prima volta. Sì. Porta bene ogni volta, a Londra non c'ero mai stata ancora. Vabbè, quindi almeno abbiamo la sorte intanto. Senti Cristian, due parole anche su Lisa Fischneider, un po' speriamo il nostro futuro del nuoto alto atesino. Possiamo immaginarcela protagonista a Rio o stiamo correndo troppo? Ma innanzitutto chiedete a quello sbagliato, io non l'ho mai allenata e non conosco, non so come si allena, come... Lei è campionessa mondiale junior. L'hai vista in vasca però? È già, sì, l'ho vista in vasca. Però vederla in vasca è un conto, e più importante sarebbe sapere cosa ha fatto e poter ragionare per quale motivo fa certe cose in vasca. Quanto è fondamentale per un allenatore seguire l'atleta quotidianamente? Perché è stato un tema di cui si è dibattuto parecchio nel nuoto, anche alle Olimpiadi. No, è una cosa fondamentale, a mio avviso. Se no potrei mandare anche una mail ai ragazzi la mattina e se la stampano, la incollano sul blocco e si fanno quello che è da fare. Io penso che fondamentalmente importante vederli allenare e poi vederli anche gareggiare. Vedendoli gareggiare si vedono delle cose che forse non riescono a fare quello che si è provato a fare in allenamento, o viceversa, o si vedono anche degli errori a livello tecnico o anche tattico. Però se non li seguo, queste cose non le vedrò mai. Per cui... Allora, tu che atleta sei? Ti piace avere l'allenatore addosso che ti dice questo no, questo sì, questo no, oppure preferisci un minimo di mani libere? Se Bozzo mi sta vedendo adesso si mette a ridere, sicuro. No, io sono abbastanza matta. Ho bisogno di ridere, ho bisogno di sorridere, di divertirmi, perché è quello il trucco che mi fa andare forte. Lui è un allenatore veramente bravo e siamo tanti ragazzi e siamo molto diversi. Io sicuramente mi faccio un mazzo così, nel senso, mi lavoro veramente bene perché credo in quello che faccio e mi piace vincere, mi piace andare forte, quindi mi faccio veramente di tutto per arrivare lì. Però ho bisogno anche di un allenatore che condivida questa cosa, che mi faccia sorridere e insomma che ci faccia star sereni, insomma. E i compagni di allenamento contano? Cioè, sono un esempio? Per me sono fondamentali, perché poi si è creato questo rapporto di famiglia quasi con i miei compagni di squadra della Bolzano Nuoto, ed è fondamentale, perché siamo così diversi, ci aiutiamo l'un l'altro in una maniera bestiale, anche con i bambini, non solo con i grandi. Mi dà qualcosa dal bambino a quello di 25 anni, siamo veramente molto uniti e aiuta tanto, perché comunque è uno sport individuale, però avere il compagno di squadra lì, il compagno che ti dà la pacca sulla spalla o che ti fa sorridere, aiuta tanto. Esatto, anche perché poi il nuoto spesso si è portati a pensarlo come un'individualità, voi no, alla piscina, no? E poi anche le gare stesse le vivi come squadra. Mi ricordo la qualifica delle Olimpiadi, quando ho toccato il muro ho sentito prima urlare i compagni che realizzassi il tempo. C'è proprio una cosa che vivi intensamente tutti insieme. Cristian, ti chiedo un attimo di tornare nel ruolo di organizzatore dell'evento. Organizzando appunto un evento di nuoto come lo swim meeting, quanto conta l'aspetto dello show? Cioè, mi spiego, si costruisce anche un programma in base a quello che piace di più al pubblico o quello che presupponete piaccia di più al pubblico? No, non si può costruire. Questo non è, purtroppo non è fattibile, perché dipende tanto dai caratteri e dagli atleti. Come quest'anno, che Federico Bocchi ci ha fatto uno show inaspettato. Con
Vediamo che ha fatto dei numeri incredibili, sembrava Valentino Rossi delle prime armi. No, è ottimo, è ottimo. Io ho visto un su BBC c'è il suo video, e il terzo video visto su quei video che hanno al momento caricati, per cui... È perché poi noi scherziamo, però a livello di comunicazione un ragazzo che si sa porre così e che strappa la risata e che buca il video è importantissimo per una disciplina. Sì, è importantissimo, poi anche così come lui si è posto lì sul blocco di partenza, anche per gli avversari, anche un messaggio. Certo. Che il tempo di 22.04 è forte, però non è stratosferico. Però con questo suo show sicuramente ha un po' impaurito il ragazzo a destra e a sinistra. E questo fa parte del gioco. E come detto, per noi queste cose sono importanti. Lo stiamo vedendo in sovraimpressione in una posa da Batman. No, il re. Le King. Senti, Laura, a proposito del rapporto con gli avversari, è una cosa che nel tennis, ad esempio, si fa molto, no? La psicologia, anche nel gioco, nell'approccio alla gara. Voi, prima di entrare in corsia, c'è questo aspetto? Ad esempio, i calciatori, si dice, lo abbiano nel tunnel prima di entrare, voi entrate una alla volta. Noi abbiamo due camere di chiamate prima di entrare a questa famosa sfilata che si fa per entrare a bordo vasca, e credo che siano i minuti più importanti prima di una gara, sia a livello internazionale che anche a un semplice campionato italiano, perché comunque ripensi alla gara, ripensi a cosa devi fare, ti concentri, pensi ai passaggi, pensi a qualsiasi cosa, non ti concentri sugli altri, perché se perdi tempo a pensare agli altri già stai perdendo energie che devi dedicare a te stesso, quindi focalizzi molto su ciò che devi fare tu, e che appena salirai su quel blocchetto sai cosa devi fare, come metti il cambio in automatico e vai e parti. Si gioca lì la corsa, la gara? Prima della gara sicuramente è un fattore importante, se riesci a rimanere concentrato lì e non ti fai prendere da fattori esteriori, sì, esterni, sì. Esatto, torno un attimo allo swim meeting, che ho visto sul vostro sito, è stato anche definito un green event, spieghiamo che significato ha questo. Noi siamo da 3 anni, siamo un green event, e con questa iniziativa noi cerchiamo di renderlo più vivibile e meno pesante per il nostro ambiente. Noi, per esempio, dividiamo le immondizie, però quella è la cosa più semplice, basta mettere lì 3 bidoni, uno rosso, uno giallo, uno blu, e la cosa è fatta. Poi, come l'anno scorso, abbiamo riciclato tutti i striscioni a bordo vasca, li avevamo ripresi, riportati in ditta, abbiamo fatto fare delle borse da spesa, e che è solitamente una cosa che va a finire sull'immondizia. Poi con la provincia abbiamo un accordo con dei mobile cart, così evitiamo e usiamo i mezzi pubblici di Bolzano, che sono veramente in un'ottima condizione, e così evitiamo di far girare tanti pulmini per un casino di spostamenti che noi abbiamo tra venerdì, sabato e domenica. Cerchiamo di raggruppare tutti gli arrivi per andare con un pullman e non con 8 macchine. Cioè, sono varie iniziative che fanno parte per diventare questo, per chiamarci poi Green Event. E invece sulla prossima edizione, bene, abbiamo visto che Scozzoli ci sarà, ma qualche altra idea che avete o qualcosa che avete già cominciato a ipotizzare? Ma per il momento stiamo ancora riposando. che e, va bene. Sì, che in questo momento fa veramente bene, come ha detto anche la Laura, staccare fa bene, e anche in questo modo qua, organizzando questo evento qua, staccare non fa male dopo. Quest'anno era molto difficile, perché dopo le Olimpiadi, come anche ha detto Laura, è difficile, perché chi fa sosta, chi smette, chi fa altre cose in un primo momento, non è facile. L'anno prossimo è un anno tutto differente, poi vedremo cosa si offre, cosa ci aspetterà. Vedremo anche come va la crisi finanziaria, perché anche quella influisce. Allora, chiudo un attimo questo argomento swim meeting per ora con te, chiedendoti come sono stati i ragazzi qui a Bolzano. Io ho visto un po' su Twitter, alcuni erano molto contenti proprio della città. Tu immagino di aver fatto anche un po' da cicerone, da brava padrona di casa. Intendi? Ah, sì, beh, sì, gli stranieri. A parte il mangiare, che vanno matti di ogni tipo di mangiare, abbiamo fatto assaggiare di tutto. E che lì bisogna stare attenti. Poi la natura, come? Bisogna stare attenti.
Sì, vabbè, ma rientra sempre in questa fase no, perché di ripresa. C'è l'allenatore che ascolta. No, poi indubbiamente rimangono affascinati dalla natura, dalle montagne, dal clima, da tutto quanto. Mi dicono sempre che vengono volentieri, che per loro non è un fatto di soldi, non è quello, per loro è un fatto di venire per divertirsi, stanno bene, vengono trattati bene. E gli piace la città, ogni volta mi aggiungono qualcosa, no, sono molto contenti. E per voi che siete atleti internazionali, girare le città com'è? Insomma, tu sei stata a Londra, starai a Barcellona, queste due città magnifiche. È bello quando hai tempo anche di visitarla, quando vai lì solo a far gare, hai 2 o 3 giorni per fare le gare, non riesci neanche a goderti il posto. In questa occasione i ragazzi sono venuti molto prima, hanno avuto modo di vedere tante cose dell'Alto Adige, di visitare tanti posti, quindi ti fa assaporare il posto in un modo diverso, quindi è più bello. Quindi quando hai tempo, indubbiamente, è molto molto bello. Okay. Bene, conoscere i ragazzi degli esordienti A e B dell'SSV Bozen, accompagnati chiaramente dai loro allenatori, a cui chiedo come si fa a allenare i ragazzini, tenendo conto che è sempre importante non fargli perdere la passione, anzi, se possibile, coltivarla prima ancora dei risultati, no? Ma per noi, come la società di SSV Bozen, la cosa più importante è che i bambini vengano con sorriso giù in piscina a allenarsi. Vengono con sorriso? Vengono. Cosa piace ai bambini del nuoto? Perché noi parliamo di stile, parliamo di corsia, ma è bello è buttarsi in acqua. Ma secondo me è soprattutto amicizia. Ogni bambino sceglie il suo sport, dipende dai genitori, dai amici in classe, a scuola. Per loro, secondo me, è importante l'amicizia che si crea durante l'allenamento. Certo. E come associazione, voi che tipo di categorie seguite? Noi abbiamo esorienti A, esorienti B e la propaganda. Più o meno adesso nella scuola noto di SSV Bozen abbiamo 75 bambini. E il movimento bolzanino risponde bene, c'è interesse tra le famiglie per la disciplina del nuoto? Sì, città Bolzano è una città molto sportiva. Posso dire anche in questo momento che mandare un messaggio che abbiamo ancora certo. Più spazio perché se volete iscrivervi loro il posto lo hanno sì perché veramente dobbiamo combattere per le corsie, quello è un problema di quando ci sono pochi impianti in una città . Giusto? Beh, l'occhio se la passa peggio, perché il pianto ne aveva uno, ma si è chiuso, quindi potremmo ancora considerarci fortunati. Adesso chiedo se puoi passare il microfono ai ragazzi a cui chiedo di presentarsi e se magari mi dite qual è un po' il vostro stile preferito, così vediamo qual è quello che piace di più tra i giovanissimi. Mi chiamo Claudia Morini e il mio stile preferito è stile libero. Perfetto. Passa pure alle tue compagne e facciamo un giro. Mi chiamo Alessia Piccone. Ecco. È la telecamera quella. Il mio stile preferito è stile libero. Mi chiamo Maren Bruna e il mio stile preferito è 200 misti. Mi chiamo Sofia Untokofla e il mio stile preferito è rana. Mi chiamo Maximilian Brillante e il mio stile preferito è il delfino. Mi chiamo Stefan Bettin e il mio stile preferito è stile libero. Mi chiamo Daniel Donola e il mio stile preferito è dorso. Mi chiamo Ivan Donà e il mio stile preferito è stile. Che non fa una piega. Mi chiamo Enzo Piccone e il mio stile preferito è rana. Mi chiamo Thomas Bettin e il mio stile preferito è crawl. Mi chiamo Andri Tenai e il mio stile preferito è stile libero. Io mi chiamo Mattias e il mio stile preferito è... È perché è bravo in tutti, e quindi... Delfino. Mi chiamo Zdravkova Anastasia e il mio stile preferito è stile. Abbiamo sentito, insomma, stili parecchio anche differenti. Per voi quanto è difficile svilupparli su tutte queste prospettive? Cioè chi piace lo stile, chi piace il delfino, è difficile seguirli tutti all'inizio. Certo, per noi praticamente è fondamentale sia da quando iniziano con la propaganda, andando avanti con le categorie, cercare di sviluppare tutte le capacità motorie di questi ragazzini e quindi
seguirli e proporre degli esercizi di tecnica, che è la cosa fondamentale nella nostra disciplina. E, diciamo che è lo scopo per poter poi mandarli avanti nelle categorie superiori. Quindi è fondamentale veramente lavorare su tecnica principalmente, che è quasi l'allenamento in sé. Adesso dico una cosa abusatissima, lo sport spesso viene utilizzato come incontro, no? Tra gruppi linguistici, abbiamo visto anche i ragazzi, tra culture, ma dal punto di vista dell'allenatore, voi quanto lavorate anche su questo, che poi è tutto un lavoro che viene fatto fuori dalla piscina, fuori magari anche dallo sport, ma è un lavoro che forse umanamente è ancora più importante. Sul lato umano? Certo. È una cosa fondamentale lavorare proprio sul bambino e sugli interessi o sulle problematiche che loro hanno, che possono anche non essere quelle del nuoto, perché comunque oggi i bambini sono pieni di impegni, quindi hanno la scuola, hanno diversi interessi, i genitori che spesso e volentieri non è solamente il nuoto che fanno fare ai propri figli, e quindi è una cosa che diciamo sovraccarica anche il bambino stesso tante volte. Parlare con loro quando hanno delle difficoltà o che è molto importante, e tante volte ci si sente quasi dei genitori, soprattutto nel mio caso, che ho dei bambini piuttosto piccolini, e ho dei figli che hanno la stessa età praticamente. Importante proprio anche quello di unire l'atto umano, che fosse la cosa fondamentale. Ecco. Allora, in chiusura io lascerei spazio a qualcuno di loro, se ha voglia di chiedere qualcosa a Laura, che chiaramente è qui ed è arrivata, ha un po' coronato il sogno che immagino che anche voi abbiate di fare del nuoto poi una carriera. Qual è il tuo stile preferito? Speriamo, il dorso. E lo stile libero, faccio un po' tutto tranne la rana. Ma tu ti ricordi la prima volta che sei entrata in piscina? Sì. E che cosa hai provato? Piangevo. Piangevi? No, io ho combattuto molto i primi anni, non andavo matta del nuoto, facevo solo gambe e giochini, non facevo altro. Quanto ti alleni al giorno? Troppo. No, tanto, perché comunque è il mio lavoro, quindi mi alleno. Se il giorno è lungo, dalle 4 ore in acqua e poi palestra, esercizi di stabilizzazione, quindi la giornata è bella piena. Prego. Che cosa mangi tu? Troppo. Mia mamma si metterà a ridere, mangio tanto. Sì, si dovrebbe seguire una dieta, è vero, no? Insomma, anch'io in teoria la seguo. Però il fine settimana a casa con la mamma ti prepara le lasagne, i tortellini, insomma, mangio di tutto, ma sì, ogni tanto sì. Quali sono i tuoi interessi del Ma mi piace molto andare al cinema, mi piace vedermi con gli amici perché ho poco tempo al di fuori del nuoto di vedermi con persone che non c'entrino niente col nuoto, quindi mi piace fare di tutto con amici che non debbano centrare nel mondo del nuoto. Prego. Cosa si prova a andare alle Olimpiadi? Per me era il sogno da quando avevo 6 anni, quindi ero ancora più piccola di voi, quindi averlo realizzato è molto 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 bello. Tuttora se ne parlo, mi emoziono, i miei genitori lo sanno, è stata una cosa molto vissuta intensamente, quindi veramente bello. Cosa provi quando sei in vasca alle Olimpiadi e milioni di persone ti guardano? Ti senti grande così? Ti senti una grande responsabilità addosso, ti senti di rappresentare il tuo paese, ti senti tante 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 emozioni e vedi tutto sto pubblico. Si pensa a quello, al di là del pubblico che vedi fisicamente, a quello che ti vede da casa. Sì, secondo me sì, perché rappresenti veramente, sei orgoglioso di rappresentare comunque l'Italia e di essere lì alle Olimpiadi nel tuo sport, e credo sia molto molto bello, quindi sì. Bene, facciamo l'ultima domanda. Io volevo chiedere, ma è vero che vi allenate anche coi vestiti? Come quei vestiti? Aspetta, premetto, l'ultima settimana il nostro allenatore si è inventato che voleva farci lavorare in un modo diverso per farci ridere, infatti. Quindi ci ha fatto vestire con felpe, calzini, magliette, di tutto per fare più fatica, e quindi ci mettevamo a giocare, a fare dei lavori sott'acqua dove indubbiamente muori dalla fatica, però sì, è successo, ma non poche volte. Magari dopo il costumone ha ragione lui.
Bene, e su questo io ringrazio Laura Letrari, Cristian Mattivi, Luca Tomasini, tutti i ragazzi dell'esordienti A e B dell'SSV Bozen con i loro allenatori. Ringrazio José Núñez Avila e Paolo Savio che mi hanno aiutato in regia. Vi ricordo che domani torna Andrea Anselmi con la trasmissione Terzo Tempo e vi racconterà tutto il calcio regionale, vi racconterà la sconfitta dell'Alto Adige oggi a Trapani. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro a tutti una buona notte.